Eccoci qui a scoprire una funzionalità di Camera Raw che ci consente di ottimizzare il lavoro sulle nostre immagini in modo tale da poter aprire contemporaneamente, regolare contemporaneamente più file RAW o file JPEG nel caso abbiamo scelto di aprire file appunto in JPEG direttamente in Camera Raw. Tutto quello che dobbiamo fare è in Bridge selezionare i file che ci interessa regolare, cioè mettere a posto, tasto destro, apri in Camera Raw. Una volta che Camera Raw ha acquisito tutti i dati relativi alle immagini, quello che succede è che questo triangolino di avviso, che non rappresenta un errore, semplicemente ci sta dicendo, come vedete è scomparso, che il nostro buon Camera Raw per l'appunto ha acquisito tutti i dati relativi alle immagini, vedete che in questa parte della schermata compaiono le singole foto che vogliamo regolare. Tutto quello che dobbiamo fare è banalmente selezionare ognuna delle immagini, che in questo caso sono state scattate in identiche condizioni di luminosità e quindi di bilanciamento del bianco, e valutare per esempio un bianco differente oppure ricalcolare, risistemare leggermente l'esposizione o eventuali altri parametri, come per esempio la curva parametrica che ci consente di migliorare il contrasto su le varie zone dell'immagine, colori chiari, colori scuri, ombre e alte luci, e vedete che a ogni singola regolazione viene ricalcolato l'intero sistema relativo a tutte le immagini. Una volta fatte le regolazioni che più ci interessano e che ci servono per adattare comunque le nostre immagini, inclusa la correzione del profilo della lente, non dobbiamo fare altro che di nuovo sincronizzare tutte quante le immagini semplicemente cliccando sul pulsante sincronizza. A questo punto ci vengono proposte le regolazioni che vogliamo sincronizzare attraverso tutte le immagini, possiamo sceglierle tutte oppure deselezionare le regolazioni che non ci interessano. Una volta scelte quali sono le impostazioni da sincronizzare, diamo un bel ok e le nostre immagini sono automaticamente salvate dal punto di vista della regolazione del file RAW. Possiamo poi aprirle tutte direttamente in Photoshop come file separati oppure salvarle direttamente seguendo le istruzioni della classica finestra di dialogo.